Lavoro nero, morti bianche, identità a cui a volte difficilmente si riesce a risalire, come nel caso dell'operaio romeno, 40 anni più o meno, che questa mattina dopo le 8 ha perso la vita cadendo dal primo piano di un appartamento in ristrutturazione in via Pescara, a due passi da Piazza Racusa. Ha battuto la testa, un urlo e poi il sangue copioso sul marciapiede. Chi lo ha soccorso però non è riuscito nell'intento di salvargli la vita, l'uomo non ce l'ha fatta, l'uomo sì, perché fino a questo momento i carabinieri di San Giovanni e della compagnia di Piazza Dante, che insieme indagano sulla vicenda, non sanno con certezza come si chiamasse. Addosso alla vittima, infatti, non sono stati trovati i documenti. Non è che dicevo conosci, qua i romani ti danno un nome e poi un altro, capito? Cioè, pure se ci hai lavorato mezza volta, io stavo a dire loro, noi ne chiamiamo uno, lo chiamiamo Abbi, ma secondo te si può chiamare Abbi? Quella che avete sentito è la voce di un altro operaio, conosceva poco la vittima, anche lui però questa mattina era arrivato per lavorare allo stesso appartamento, dipendente di un'altra ditta perché sulla provenienza del romeno che ha perso la vita nessuno sa essere chiaro. Di certo sembra ci sia solo il fatto che l'uomo non fosse regolarmente inquadrato, da chiarire a questo punto più fatti, a cominciare dalla dinamica dell'incidente, l'ipotesi più accreditata anche per gli ispettori del lavoro, che numerosi sono arrivati sul posto, è che il parapetto che vedete a terra ora non abbia retto, forse non era stato montato a norma. A me mi ha fatto notare la carabiniera che arrivava attaccata al piano, io non me ne ero neanche accorto, perché tu lo immagini, non è che stavo tanto tranquillo, era tutto rotto. Ha fatto qualcosa e nessuno gli ha chiesto di fare. Ma ci che sono cascato per terra presso a lui. Questa volta la voce appartenente al titolare della ditta di impianti elettrici e sistemi di sicurezza che doveva curare i lavori dell'appartamento, lavori che sarebbero dovuti partire a settembre. Invece pare che il proprietario della casa abbia voluto anticipare i tempi. Il titolare della società aveva incontrato casualmente la vittima, così ha raccontato anche ai carabinieri, lo scorso venerdì, uno scambio di domande. L'uomo chiedeva lavoro e il titolare della ditta rispondeva invece che aveva necessità di un'impresa che si occupasse di certi lavori nell'appartamento. Poi questa mattina alle 8 i due si sono incontrati, ma mentre l'operaio cadeva rovinosamente sulla strada, l'altro era al cellulare distante. Ha sentito l'urlo e corso a prestare i soccorsi, ma senza poter far di più. Rimangono tanti punti di domanda, mentre la lista delle persone che muoiono sul lavoro e soprattutto a causa del lavoro nero si allunga ogni giorno di più.